Ciao ragazzi e benvenuti in Radio Senza Anima. Ripartiamo. Allora, lo scontrino è un po' ridotto male perché già avevo cominciato a fare il video. Però, siccome che c'è stata una crisi di riso, ho dovuto ricominciare. Questo è lo scontrino con i prezzi. Ho speso 112,56 euro. Quel che è rimasto dello scontrino stropicciato. Allora, che faccio il video, non sono da sola, sono in compagnia di quello che tra poco sarà mio marito, che da domenica è qua che abita a casa mia, si è trasferito da domenica. Questa è la novità di questo canale. Indovinate chi è? Il mio finto fidanzato Christian, che conoscete tutti. Saluta Christian. Buongiorno a tutti. Un po' di enfasi. Sono finto? È vero, giusto, sei finto. Non è che puoi tanto ridere, cioè no, è finto, giusto, è vero. Allora, cominciamo. Due piadine. Due pacchi di piadine. I prezzi ve li guardate. Dopo le solite due ortoline, che tanti le avete prese, ma avete detto vi siete trovate buone. Bene, perché sono buonissime. Poi vai besciamella, sì lo so, potrei farla ma non ce n'ho voglia, perciò ho preso quella già fatta. Poi vino, siccome non beve nessuno devo fare dei cibi che ci vogliono il vino bianco per sfumare, perciò ho preso tre di questi bricchetti di vino bianco, tre da 250, scusate il cane che abbaia, però è così. Poi questa era in super offerta, vellutata di pomodoro, tanto che vuoi. Poi pan bauletto bianco. Non dobbiamo stupare ancora. Maionese. Maionese cop. E prezzo la guardate. Allora, eravamo arrivati al latte. Un litro, ma ce ne dovrebbe essere dell'altro. Un litro di latte parzialmente scremato. Poi, vai. Qua passiamo alla carne, che non mi ricordo. No, qua c'è dentro formaggio grattugiato, prosciutto crudo, prosciutto cotto e formaggio asiago. Qua dentro. Poi in offerta, la prima volta che trovo in offerta questo tonno, che sapete che io lo prendo sempre, ne ho presi 4 di tonno all'olio d'oliva. 4. Poi questo. Allora, qua ho preso carne macinata, che voglio fare le melanzane ripiene, devo fare, e il ragù, e poi ho preso lo spezzatino misto, che voglio fare anche quello in settimana, perché come vi ho detto siamo, no, in sincerità siamo una bocca in meno, ma siamo uguali a prima, perché è andata via mia mamma, sei arrivato te, cioè praticamente siamo come prima, perché mia mamma è andata da mio fratello a Vicenza, no, per un po' di tempo, e si è trasferito qua ad abitare Christian, perciò siamo uguali. Vabbè, comunque questa è la carne. Poi un pacchetto di pane grattugiato, 2,50 euro, no, 2,50 etti, che 2 euro. Fette biscottate, le dorate,
senza la Eli, dorate, ok. Poi asciugoni, questi erano in offerta, asciugoni regina, pacco questo bello ciccione come me, ok. Poi rotoloni regina, lunghi più del doppio del normali rotoli, io prendo sempre questa. Poi cazzo, ah, le melanzane, tre melanzane, vedete dentro il sacchetto, tre melanzane che le faccio ripiene. Poi questo dentifricio antiplaca, anticarie, ok, dentifricio io cop. Poi Glassex vetri, io pulisco dappertutto con questo, era in super offerta anche questo. Eh sì, ma amore, cioè, e se mi fai misto così non capisco quello che ho fatto vedere. Questo non l'ho fatto vedere, no. E allora metti di qua quello che non ho fatto vedere, questo l'ho già fatto vedere. Ok, pane misto che metto in freezer e tiro fuori all'occorrenza. Abbiamo un aiutante che è una pippa. Allora, voiello, era in offerta la voiello e ho preso 4 pacchi che la farò con ragù di voiello, 2 penne rigate e 2 fusilli. Ah, l'altra valfrutta. Italiani, mi raccomando, sempre pomodori italiani, ricordatevi il servizio delle Iene. Vai. Un altro pacco di pan bauletto. Altri 2 litri del latte di prima che non trovavo. Quella che non avete mai visto in un mio video spesa, la Nutella. Penso che non l'ho mai fatta vedere perché non l'ho mai presa. Ma essendo qua il mio marito... Piace. Il mio marito piace, perciò ho preso la Nutella. Marito, ti piace? Mi piace. Amore, mi ami? Ti amo. Molto. Dillo che mi ami. Ti amo molto. Mi ama molto, ho detto. Che cazzo volete? Allora, poi, anche se è immaginario, anche se è finto, sto fidanzato mi ama. Poi, 2 patatine cabianca. Ok. Ma quante me ne ha portate? Ah, c'era il 3x2 forse di qua. Oh signor, quante me ne ha portate? 3 coppa del nonno, coppa del nonno e coppa del nonno. Mi sento molto la D'Alessandro con Davidopolo a tutte queste robe. Poi Pepsi, 2 di Pepsi. Basta? Finita. Ah, aspettate, là c'è l'acqua. L'acqua, là. 2 confezioni di acqua leggermente frizzante. Lapo, c'è il lapo. Vieni, lapo, su, vieni. Non c'è niente per te, amore, questa volta. No, non c'è più niente. Abbiamo già fatto tutta la spesa, abbiamo già fatto tutto vedere. Tutta qua la nostra spesa. Ah, ok. Allora io devo arrivare a 10 minuti. Sono 8 minuti e 35, se no non posso monetizzare il video. Devo arrivare a 10 minuti. Facciamo qualcosa, fai qualcosa. Di qualcosa, di la tua, saluta. Mi fai vedere questi? Sì, ho già fatto vedere te. Faccio vedere te? Il culo faccio vedere. Striscio il bancomat? Striscio anch'io il bancomat? Ok. E cosa vi raccontiamo? Niente, vi raccontiamo finché arriviamo a 10 minuti. Ah, questo se già si sta già... Non ve lo faccio vedere, ma si sta già aprendo le patatine. Ecco. E cosa vi devo raccontare? Mia mamma è andata per un mesetto da mio fratello. Christian si è trasferito qua, ha trovato lavoro qua e si è trasferito da me. E siamo già una coppia, marito e moglie, vero amore? Verissimo. Verissimo. E basta. Non vi dobbiamo dire nient'altro. Cosa dobbiamo dire? La vita di coppia procede abbastanza bene, alti e bassi, un po' si litiga, un po' si fa pace, un po' si è felici, un po' no. E cosa dobbiamo dire ancora?
Siate magnanimi sui messaggi, sui commenti. Sì, siate magnanimi sui commenti, non ci massacrate. E poi, ultima cosa che devo dire, che era un pesce d'aprile. Era un pesce d'aprile, non è mio marito, non si è trasferito qua ad abitare. Voi direte, ma come? Il primo d'aprile era ieri, lo dici adesso? Sì, adesso lo dico. Anche se il primo d'aprile era ieri e io non sono come gli altri, l'ho fatto il giorno dopo, pesce d'aprile, tanto è aprile tutto il mese, pesce d'aprile, no, non è vero, è qua da me un po' di giorni ma non si è trasferito, non è mio marito, è mio, cosa sei? Se parli così. Se parlo così tra un po' non sono più niente, mi manda a cagare. No, no, non ha, ma che cacchio? No, non ci posso credere. Ma fai schifo. No, dai, ma mi hai aperto la confezione. Ma non potevi mettere quella di pomodoro dell'altro? Buona. Ma una volta aperta va fatta dopo. Ma come, cosa dico? Ma tu non. Lasciamo perdere. Allora, va bene. Comunque, come vi dicevo, no, era uno scherzo. Siamo cosa siamo? Siamo assieme, siamo morosi, siamo fidanzati. Ma no, ma poi lui è finto, lo pago. Lo pago, vedete? Un pacchetto di patatine. Per oggi il tuo lavoro è finito. Non sei più fidanzato con me. Vabbè ragazzi, con questo chiudo, vi saluto, vi dico grazie della compagnia e forse stasera faccio una live, facciamo anzi una live se ci siete, e vi mando un bacio, qua il tempo è un po' nuvoloso, un po' c'è il sole. Ah no, boh, basta, vi posso anche salutare, 10 minuti sono andati, posso monetizzare, sto scherzando, dai. Parte gli scherzi, vi saluto, vi mando un bacione e un abbraccio e niente, e vi saluto io e Christian, saluta, c'ha la bocca piena, ma sei una cosa allucinante, cioè ma veramente, aspettiamo che saluta, sì, saluta, su, vai. Buongiorno a tutti. Ma che buongiorno, è la fine del video, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao a tutti. È timido. Sento mammatina. Vabbè, e ciao a tutti i veneti, ciao a tutti i veneti, che in altri siamo veneti, strucca il bottone. No, ce n'è una già aperta. Vedi se è quella aperta. Sì, è già, no, è già aperta quella lì. No, no, quella lì, l'altra, quella lì, sì, quella lì. Già aperta, però è calda. Vabbè, niente. Da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello dei poveri, vi saluto, vi mando un bacione, vi saluto tra 3, 2, 1.